Le verdure gratinate al forno rappresentano un modo sfizioso e diverso di portare in tavola peperoni, zucchine, pomodori e patate. Si preparano in fretta e una volta pronte possono essere conservate in frigo per qualche giorno senza che perdano il loro gusto, divenendo forse ancora più saporite. La cipolla donerà al piatto dolcezza e una marcia in più in termini di sapore, mentre la croccante panatura arricchita con formaggio andrà a ricoprire le verdure, risultando già di suo deliziosa. Se vi piacerà la videoricetta, lasciate un like. Grazie. Per preparare le verdure gratinate al forno, pulire tre peperoni eliminando il picciolo e i filamenti interni. Tagliare poi a strisce aiutandosi con un coltello per verdure e un tagliere da cucina. Cucinare occuparsi delle zucchine, ne useremo due, eliminando le due estremità e tagliandole a rondelle dello spessore di circa 3 mm. Tagliare a metà 200 g di pomodori piccadilli o ciliegino e disporli in teglia, in modo che la parte tagliata sia rivolta verso l'alto. Se molto ricchi di semini, eliminarne almeno una parte. Pelare tre patate piccole e tagliare anche queste allo spessore di 2-3 mm al massimo. Tenere presente che per quanto riguarda le patate e le zucchine, per facilitarne la cottura, è importante realizzare fettine sottili. Disporre il tutto in teglia, evitando di sovrapporre eccessivamente. Sopra peperoni, zucchine, pomodori e patate, distribuire uniformemente 80 g di cipolla tagliata a rondelle o a pezzettini. In una ciotola condire 140 g di pan grattato con 60 g di grana grattugiato, sale, aghi di rosmarino possibilmente tritati, salvia, pepe nero. Versare il tutto sulle verdure e finire con un bel giro d'olio.
infornare per circa mezz'ora o poco più a livello medio-basso del forno preriscaldato a 200 gradi in funzione statica. Durante la cottura, rigirare delicatamente più volte le verdure con un cucchiaio di legno e soprattutto quando esse saranno quasi pronte, effettuare il tutto con ancora più delicatezza. Gli ultimi minuti, se si vuole, azionare la funzione ventilata per favorire la formazione di una più croccante crosticina. Le verdure gratinate al forno sono così pronte. Si possono conservare in frigo, chiuse in un contenitore ermetico, per un paio di giorni.